questa parte. Ancora riflettori puntati su Primavera dei Teatri, 15ª edizione, il festival organizzato dalla compagnia Scena Verticale di Castrovillari sotto la direzione artistica di Saverio Laruina e Dario De Luca e la direzione organizzativa di Settimio Pisano. Ogni giorno nel protoconvento francescano, quartiere della cultura, il festival ci continua a sorprendere. Gesti, voci, volti si amplificano, le impressioni continuano e così dopo la consueta conferenza stampa mattutina che racconta l'attività, atmosfera che distingue il festival, gli spettacoli si animano. Al Teatro Sibari è stata la volta di Discorso Celeste, prima nazionale, diretto da Luigi De Angelis e dal testo di Chiara Lagani. Ogni campione ha inizio in un'ombra, un'anima inerte che attende soltanto ad essere plasmata nella figura di ciò che sei tu. Un discorso celeste, quindi un discorso che è stato affidato ad un colore, perché? E il discorso fa parte di un progetto dedicato al discorso pubblico e che fa riferimento ai colori come orizzonte simbolico generale di appartenenza del discorso celeste, perché questo discorso è il discorso religioso della serie, religioso e sportivo insieme, quindi uno strano ibrido, qualche cosa che ha a che fare con la trascendenza del corpo e dell'anima al contempo, ma anche col rapporto col padre, il padre celeste appunto, ma anche il padre terreno, biografico proprio. A seguire nella sala 14 del protoconvento francescano, la piccola compagnia della Magnolia ha proposto in prima nazionale Atridi, Metamorfosi del rito. Ed è un lavoro che stiamo portando avanti da un anno, quindi è un grosso lavoro che ci ha impegnato a lungo, è un'indagine, una ricerca sulla mortalità dell'amore, mi piace dire, e che parte attraverso questo specchio meraviglioso sull'umanità che è la storia degli Atridi, quindi di antica memoria greca, e siamo andati a prendere naturalmente la Grecia e quindi tutto quello che risulta dall'antichità per portarlo fino ai giorni nostri, anche grazie ai numerosissimi e meravigliosi contributi drammaturgici che molti autori, tra cui anche i nostri italiani, Manfredi, Pasolini, Magirodù, Strauss, Hofmannsthal, hanno portato in merito alla questione atridica, che in un anno attraverso improvvisazioni, lavoro di creazione su temi, è andato ad indagare un puzzle che è un po' lo studio, un'indagine sull'amore quando collassa.